E ora, oh, stacchiamo la GoPro, veramente bella. Venendo da una Hero 4, questo è un cambiamento abissale. Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vi porto l'unboxing della GoPro Hero 7, ma come mai la GoPro Hero 7 nel 2019? Contando che comunque è già uscita la Hero 8 e molto probabilmente a settembre uscirà la Hero 9. Beh, partiamo dal presupposto che io vengo da una GoPro Hero 4, di conseguenza le novità portate con questo modello, ovvero la Hero 7, sono veramente tante. Di conseguenza come upgrade è assolutamente giustificato, come dire, è un upgrade che andava fatto. Ma come mai appunto la Hero 7 e non la Hero 8? Perché comunque la differenza di prezzo non è così abissale da portarmi a scegliere l'una piuttosto che l'altra per una questione di prezzo. Si parla di meno di 100 euro comunque per le novità, magari se uno vuole fare l'investimento lo fa. Quindi io ho comprato la Hero 7 principalmente perché era tra virgolette gratis con i punti dell'S lunga, infatti io non l'ho pagata neanche un centesimo, l'ho presa con i punti. Quindi per me è stato un upgrade più che vantaggioso. Ma quindi detto questo, partiamo con l'unboxing. Allora partirei con lo spostare prima la GoPro e dopo il case in silicone, perché tanto poi lo montiamo dopo. Ci troviamo davanti, questo magari lo buttiamo, ci troviamo davanti la videocamera, la apriamo. Ed eccoci qua. L'esperienza di unboxing è migliorata sensibilmente rispetto all'Hero 4. Ok. Voilà, guardate. Ed eccoci qua con la videocamera. Allora, comunque si sente quell'odore caratteristico delle GoPro che è veramente afrodisiaco. Poi zucchero a velo. Ci troviamo davanti, diciamo, il contenuto della scatola, che non sono altro che istruzioni per disabili, perché è veramente qualcosa di... Poi, manualetto informativo per il sito, per le domande. Adesivi migliorati tanto, un bel materiale, a differenza di vecchi adesivi, insomma, che erano in plastica. Ci ho fatto una... buono, ho filato. Obiettivo spaccato già. E comunque i precedenti adesivi erano di un materiale abbastanza discutibile. Questo è abbastanza buono, ma tanto non li userò. Poi, manualetto di istruzioni. E passiamo all'oggettistica. Troviamo, vabbè, cavetto di ricarica USB-A, USB-C, che ormai è standard su tutte le GoPro a partire dalla Hero 5. La batteria, e tra l'altro io ho comprato anche le batterie aggiuntive della Telesin per la GoPro, ma quelle le vedremo in un altro video dedicato, perché voglio farci appunto un video dedicato, dato che quel kit lì è particolare, insomma vi farò un video. Placca adesiva curva. E ora, oh, stacchiamo la GoPro, veramente bella. Venendo da una Hero 4, questo è un cambiamento abissale. Adesso la tolgo dal frame. Eccola qua. Frame che comunque mi sembra molto saldo, molto molto saldo. Eccolo qua. Mamma mia, quanto cavolo è bella. GoPro Hero 7 Black, ovviamente, perché la White e la Silver a mio parere non hanno motivo di essere prese, perché comunque la mancanza di questo display è veramente un qualcosa che boh, cioè vabbè. Anche le risoluzioni, comunque non andiamo nello specifico perché non è questo il video. Ma guardate, aspetta un secondo che tolgo il remove qua, vi faccio vedere anche il frame. Eccoci qua, tolto il plichettino remove. Frame che, a differenza del Hero 5 e Hero 6, troviamo comunque la scritta 7, che è comunque identificativo. Vita solita e una grande mancanza, ovvero diciamo lo spazietto piccolo che non permette di aprire lo sportellino dedicato appunto a... vediamo se lo riesco ad aprire. Eccoci qua. Sportellino dei connettori USB-C e mini HDMI, che appunto non si può tenere aperto se non staccando. Vediamo se riesco a non rompere
Anzi, non lo stacco perché non essendo la prima volta proprio che tengo in mano una GoPro Hero 7, forse è meglio non esagerare. E vabbè, tolgo la pellicolina dal display. Eccoci qua. Tartaruga tolta. Sempre molto bello attaccarsi gli adesivi in testa. Niente, questa era la GoPro Hero 7. Ha l'obiettivo rimovibile che ora non rimuoverò per non far danni, dato che, come ho detto, è la prima volta che tengo in mano una GoPro Hero 7. Questo è lo scomparto per la batteria che andiamo a mettere. Batteria di cui ho sentito parlare abbastanza bene per quanto riguarda la durata. Qua c'è anche lo spazio per la micro SD, che non è più come nella vecchia GoPro, dove c'è il connettore per la ricarica e l'HDMI, ma appunto dove c'è la batteria. Questa non è proprio una cosa positiva, è stata fatta principalmente per magari preservarla poi da quelle che sono le infiltrazioni, ecco, perché appunto questa GoPro è sì impermeabile, però è sempre meglio usare uno sweet case quando si va in spiaggia. Non l'ho comprato io ancora perché, essendo in questa situazione di quarantena, chissà quando rivedrò il mare. Io per usarla in acqua, comunque in spiaggia, tra sabbia, comunque salsedine, quelle cose lì, prendere sempre uno scafandro, un case, insomma, che sia quello originale, che sia quello compatibile, va secondo me preso. E tra l'altro voglio unboxare anche appunto il case in silicone che ho comprato. Ed eccolo qua. Case in silicone che ho preso nella colorazione verde fluo. La Valentino Rossi Edition, non l'ho preso ovviamente perché è di Valentino Rossi, con tutto il rispetto per Valentino che ci segue, quindi salutiamo, ma perché appunto questo colore giallo fluo mi piaceva tanto, quindi procederei con l'inserire la GoPro all'interno di questo case in silicone, che tra l'altro si può legare anche al collo, insomma molto figo. E anche se, vediamo se riesco anche a metterlo, opera di ingegneria pazzesca. Case in silicone messo non proprio benissimo, dovrò rimetterlo dopo, ma giusto per farvelo vedere montato. Una grande mancanza è il buco per il display frontale, appunto questo essendo fatto per Hero 7. Tieni anche conto di quei poveracci, poverini, che hanno comprato, ovviamente senza offesa, che hanno comprato la Silver e la White, quindi non hanno display, di conseguenza non l'hanno ritenuto necessario. E un'altra mancanza che però poi viene risolta nell'Eye Rod grazie ai gancini che si estraggono, cioè come dire, sono collegati alla camera, quelli con l'attacco GoPro standard che troviamo sull'attacco. Appunto qua abbiamo un buco nella versione appunto Hero 8 che ci permette di montarlo sugli accessori. Questa è una mancanza, ma giustificata alla fine per il design poi proprio della Hero 7. E niente, andrei ad accenderla. Vediamo se si accende in diretta. Attenzione, si è accesa e la batteria è... Ah, innanzitutto ci dà il benvenuto GoPro. Non so se si veda, la configuro, purtroppo non riesco a farvi la configurazione in video perché non avendo una seconda camera per registrare così, insomma, non più che la seconda camera, non avendo un modo per metterla qua, insomma. Qua va fatta la configurazione. Comunque, questa era la GoPro, che tra l'altro non va il touch. Non so come mai non prende il touch in questo momento. Eppure non lo so, speriamo bene, adesso magari la rispengo, comunque la configurerò in seguito. Non funziona il touch, molto molto buono, e neanche si spegne. Vabbè, staccherò la batteria dopo. Dalla GoPro non funzionante, spero che si possa risolvere, tanto sicuramente risolverò la situazione. Quindi insomma non prende il touch, ma spero sia solo un freeze di sistema, che tra l'altro so che questa GoPro soffre molto di questi problemi software, quindi magari dopo aggiornerò il firmware e dovrebbe andare tutto a posto. Allora, qui parla il Greek Technology del futuro. In pratica ho risolto tutto, ma il problema era un insieme di due problemi, ovvero andava sì aggiornato il firmware, ma bisogna accertarsi che l'SD sia tra quelle consigliate sul sito GoPro e che soprattutto sia formattata. Detto questo, vi lascio alla fine del video. E niente, questa era la GoPro Hero 7. Per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un mi piace, condividete e noi ci vediamo in un prossimo video. Adios!